Allora, qua non si può colpire. Ah, accidenti. Ora sì, quindi levare le Via le armi, armi. via le armi. Ranni, mia sposa, parliamo. Ah, eri tu. Non Blythe, a quanto pare. L'ho percepito anche nel torpore. È in mano tua, non è vero? Il tesoro nascosto di Nokron? Eh sì, cara mia. Ti ringrazio, finalmente tutti i tasselli sono al loro posto. Presto intraprenderò il mio viaggio lungo l'oscura via che solo io posso percorrere. Ok, va bene. Vai, riparale perché ha una cosa importante da dirti e darti. Statua invertita di Caria. Continua a parlare. Perché ora ti sta per tirare addosso una bomba. Quindi ci ha congedato? Non ho capito. Ti ricordi perché siamo entrati al servizio di Ranni? Tanti episodi fa? Lei aveva. Allora, noi volevamo scoprire del marchio, Lei se l'era inciso sul corpo quando no? aveva creato i coltelli. Poi, per non portarselo dietro, si è sbarazzata del suo corpo e adesso vive in quella che è clamorosamente una bambola. Perché se la guardi è una bambola, è una marionetta. Questa statua ci permette di accedere. Tu non l'hai scoperta quella zona lì, ti ci porto io. Ti permette di accedere a dove lei ha lanciato il suo corpo in modo che tu possa scoprire come è fatto il segno maledetto tra Ah, Connor. finalmente possiamo scoprirlo. Oh, ciao Connor. Finalmente possiamo scoprirlo, quindi. Esatto. Oh, Ora, in bella. realtà ci si poteva arrivare perché se tu hai notato le grandi rune dei campioni, ok, quella di. Tu ne hai tre in questo momento, se le vai a guardare, se tu vai negli oggetti chiavi, hai tre rune, hai Godric, hai Radahn e hai il Mainato. Esatto, esattamente. Se ti ricordi, la runa maggiore di Godric e la runa maggiore di Radahn, per poterle utilizzare, tu sei dovuto andare in cima alla Torre Celeste per attivarla. Quella di Rennala era già attiva. Non ti è servito andare alla Torre Celeste, era già attiva. Certo, fa un'altra cosa, ti permette di respeccare. Ma non c'entra, è già attiva. Perché? Questo ti dovrebbe far pensare che. E allora cosa caspiterina c'è alla Torre di Liurnia? Tempo di scoprirlo? Strada maestra di Liurnia Nord. Dov'è che stiamo andando? Croc, Sì? ti do un compito. Uccidere questo cane? No. Ah, Fat. peccato. A un certo punto questo cane soffierà un liquido. Sì. Fatti colpire da quel liquido. Va bene, cane, eccolo. E guarda bene la tua animazione. Oh, Madonna! Mi è cresciuto un albero nel cuore. Delle spine, Eh sì. per la precisione. Ti ho voluto far vedere questo metodo qua, perché è quello più sicuro. Per farti vedere, tu è passato troppo tempo, mi rendo conto. Ma ti ricordi quando abbiamo incontrato il cadavere di Godwin? C'era quel segno rosso che indicava le morti, anche se siamo offline e quindi non dovrebbero esserci. Ok, Quel polipone sottostomaco. c'era il segno rosso di Rogier. Roger. Sì, esatto, Rogier lui. muore. Se tu ora ci torni, ci puoi tornare e Ok. clicchi su quel simbolo, la sua animazione di morte, perché ti fa vedere l'animazione di morte, di come è morto, è quella che hai appena visto, perché lui è morto di morbo mortale. Tu sei appena stato ucciso non dai danni, ma dal morbo mortale. Ti Ma ho non ce voluto lo faceva far vedere l'altra volta, ci faceva vedere solo che era sospeso in aria e si divin. vedere. No, il modo in cui si alza e gli si spezza la schiena inarcandosi all'indietro è esattamente l'animazione che hai fatto Ah, tu adesso. ok, infatti non l'avevo ancora vista. Sì, però mi ricordavo l'animazione. C'è Caronte. Un marinaio tibiale si chiamano in gergo. Caronte! Dov'è finito Non Caronte? ti crucciare, volsi così colà dove si può e ciò che si vuole, e più non ti mandare. L'hai scritta te? Scusa, chi è No, che non lo non sa che l'hai esagerare. scritta te? Per favore, non insultiamo quel genio di Dante Alighieri. Ma boh. Guardalo, guarda quanto è buggata la seamless! Oh, ma cosa sta Esplodato! facendo? Sul Sul prato! pronto! È Ma impazzito! cosa sta succedendo? È No, pazzo, vabbè, la ragazzi! seamless. Ma che cacchio?
Che è la prima volta che lo vedo su un prato. Vabbè. Beh, giustamente, è un marinaio su un prato. Giustamente non può più teletrasportarsi, è sull'erba. Allora, quindi dovremmo salire qua sopra. Prima di salire dobbiamo fare un'altra cosa. Allora, Rockets, sì? Quando arriverai qua sotto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi nemico o presunto tale tu possa vedere, per l'amore del Signore non colpire niente. Non colpirò nulla. Madonna, che posto! Sì. A Vasburgo, la città dei vasi. Bellina! Ora è tempo di spaccarli tutti. Questa città è particolare perché si scopre che i vasi, quelli che non sono dei guerrieri, sono in realtà dei fioricoltori. Sì, è l'unica zona della mappa dove è possibile trovare tutti i fiori del gioco. Se ti servisse farmare un qualsiasi tipo di fiore, qua lo trovo. Qua ci sono anche i più rari, l'occhio di Eolug, il fior veleno, il giglio di Michella, tutti. Ma soprattutto gli abitanti di questo borgo, di cui ti farò conoscere uno. Bellino lui! Sono talmente tanto sicuri che qua possano arrivare soltanto i vasi, che ti diranno: che vaso strano che sei, perché se sei qua, per loro sei un vaso, dalla forma strana, ma un vaso. Ah, ok. Niente, allora, soltanto farti vedere Vasbul. Ah, bello però, cavolo. Adesso, Rock, quando entri siediti pure alla grazia. Offusca per sempre le trasgressioni della principessa. Qualcuno ha cercato di nascondere quello che aveva fatto Ranni, perché si vergognava. Adesso ti consiglio, ripeto, di leggere l'oggetto chiave che ti ha dato Ranni. Chiave che rivela la forma nascosta nella sala... Ah, della sala di studio cariana, ok. Statuetta raffigurante un erudito, con il cielo e la terra invertiti. Ok. Rivela la forma nascosta della sala di studio cariana che conduce alla torre divina. Per svelare il suo segreto, collocala sul piedistallo dell'orbe celestiale, qua sopra. Yes. Okay. E goditi questa cazzo. Tutti quanti avevate il joystick appoggiato alla tastiera. Sì, esatto. Coca-Cola con ghiaccio, comunque. E si riallinea. Eh sì. Fun fact, questa mappa non carica due volte. Questa mappa è già presente sotto sopra. Se uno si mette con la free cam e passa attraverso i muri, c'è esattamente questa mappa come dovrebbe essere. Ah, non cambia. È letteralmente la mappa flippata. È veramente girata girata sotto sopra. Non so se mi spiego. Ci siamo quasi, amici. Io ho finito tutte le ampolle. Io non vedo l'ascensore, però. Esatto. Ah, guarda, in giù esatto. Andiamo. Sì. Ah, giusto. Babbuino. Però. Ecco la porta. E se non c'è, rifaccio il cutscene. Fermi tutti. Guarda che anche la porta è al contrario. Sì. Madonna, una tempesta. Che è sta mostruosità? Ah, simpatico. Oh, il tuo riflesso. No, oddio, non puoi usare le mie stesse mosse, carino. Boh. So come io abbia fatto a schivare sta cosa. Porca vacca. Body, ma che danno gli fai? Che sì. Madonna, che panzata ti ha tirato. Rotolone. Oddio. È rotolone di Ben 10. Rotolone o Rammus? Madonna. Che schifezza. No, qua ci muoio. Non voglio morire adesso. Vai. Meno 20.000 rune voglio.
cappuccio da nobile sacriderma e tutta la veste. Veste realizzata cucendo insieme brandelli di pelle levigata, che l'avevo già letto sta cosa. Ah, perché abbiamo già un altro. Ok. Il grasso sottocutaneo la rende soffice e imbottita, indossata dai nobili sacriderma, noti per i loro paramenti a sette facce. Paramento vuol dire decorazione. Quelle sono sopra, esatto. Stavo guardando adesso. Potenzia gli incantesimi della nobile presenza. I nobili sono gli apostoli primigeni, che sembrano aver assimilato una filosofia inumana, in modo non dissimile dal crogiolo, il primo albero madre. Cosa c'è scritto? Dal crogiolo, okay. Il primo albero madre. È un errore di traduzione clamoroso. Tra l'altro. In modo non dissimile dal crogiolo, prima dell'albero madre, non il primo albero madre. Letta così sembra che il crogiolo sia un albero madre. Sì, in effetti. Invece il crogiolo è quello che era l'ordine del mondo prima dell'albero madre. Non è il primo albero madre. Che cazzo ha scritto? Ok, questo è tipo l'errore di traduzione più grave di sempre. Cioè, questo cambia proprio la storia. È una porcata. Allora, gli incantesimi della nobile presenza è un modo molto carino per dire gli incantesimi della fiamma nera. Perché non scriverlo? Magari rendeva più semplice. Perché se tu leggi il libro che hai dato per imparare gli incantesimi della fiamma nera, tipo al primo episodio, dice che gli incantesimi della fiamma nera sono gli incantesimi della nobile presenza. Ah. Però poi quel libro lo dai via, non lo puoi più leggere e uno se lo dimentica. Perché purtroppo Miyazaki ha fatto così. Allora, si entra, amici miei. Il party di D&D. Maronne. Ah, si risale. Buona la ragosta. Buonissima. Io non le posso mangiare. Perché? Come vai? Sono allergica ai crostacei. Allora ti faccio una torta alle aragoste. Ai crostacei, ma che sfiga. Eccola. Non ci sono le dita. Però c'è qualcosa di molto meglio. Ma è molto meglio? No, no, non in quel senso. Ma aspetta un attimo. Questa chi è secondo te? Ma è lei? È Ranni. No. È il corpo di Ranni. E guarda cos'ha sulla schiena. Non molto simile a quello che... Ecco. Guardalo bene, l'hai già visto. Lo stesso assassino di Godwin, no? Sì. Quando assassinano Godwin aveva questa forma. Perché hanno usato la runa della morte. Sì. Quello che è successo fondamentalmente... Ma non serve che te lo dica io. Vai a leggere questo oggetto, okay. Temo che sia importante. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni, la principessa lunare. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni, la strega. Noto anche come lo squarcio semicircolare del millepiedi. Ti ricordi quando eravamo nelle fogne che ti ho detto che i millepiedi avevano un senso nel gioco? I millepiedi sono il simbolo della runa della morte. Allora, questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio, quindi Godwin, e doveva avere forma circolare. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia, il marchio si spezzò in due semicerchi. Leggi la riga sotto. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo, mentre il principe della morte morì solo nell'anima. Hai capito? Sono morti insieme. Ranni aveva due obiettivi con l'assassino di Godwin. Assassinare Godwin, per motivi suoi, e uccidere il suo corpo. Scoprirai perché. Quella quest per fortuna non ti sia buggata. No, il fatto è che la runa della morte non aveva così tanto potere da uccidere due semidei completamente. E quindi cosa è successo? Che il corpo di Ranni è morto. Ce l'hai lì? Okay. Ma non la sua anima. Tant'è vero che la sua anima adesso vive e parla all'interno della bambola. Di Godwin morì soltanto l'anima, ma il corpo aveva ancora tutto il suo potere da semideo. Semidio. No, nessuno dei due è morto completamente. E vuoi sapere la cosa più incredibile? Se sarai bravo, troverai anche l'altra parte del semicerchio. L'altro pezzo di marchio, quindi, è su Godwin, no? È su... Per forza, ma l'abbiamo trovato Godwin? O una parte del suo corpo, quantomeno? Si vede che non hai trovato la parte più grossa o più importante. Ti ricordi come si spande per il mondo la runa della morte? Tramite il corpo sotterrato di Godwin? Sì. O sbaglio? La runa si sparse per l'interregno attraverso l'apparato radicale del grande albero, emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. Ok, quello che abbiamo appena detto. Attraverso le radici dell'albero madre. Però se la runa della morte, se le radici mortali si spandono dal corpo morto di Godwin, attraverso le radici, secondo te dov'è il corpo morto di Godwin? Dov'è sepolto Godwin? Sotto l'albero madre, o no? Oh! Ok, sotto l'albero madre. Quindi non a Storvale. No. Quello di Storvale, fondamentalmente, ora te lo posso dire,
È semplicemente un pezzo di radice, è una radice mortale un po' più grossa. Ed è il motivo per cui non importa quante radici dai a Gurrank, non riuscirai mai a saziare la sua fame. Perché non fini... la radice più grossa, la maggior parte di pezzo di runa della morte, per capirci, è a Stormveil. Non importa quante gliene dai. Anche se le trovassi tutte, non sono tutte. Quindi noi per trovare il suo corpo o quello che ne rimane dobbiamo andare sotto l'albero. Dovremmo andare sotto. E come cavolo ci arriviamo? Lo scoprirai. In realtà non è che lo scoprirai. Lo stiamo andando a scoprire adesso. Tavola rotonda? E sperate Dio che non si spacchi niente. No, 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 no. Amico! Cammini! Parla. No. Buggato, non dovrebbe essere lì. Ti sono tornate le gambe. Comunque. Perché? Perché è già morto. Ansima. Ce la siamo saltata. Sta ansimando. Quindi? Ci siamo bruciati la quest di Fia, bimbi. Fasa quando... Fasa quando batti Morgoth. Dovevamo farlo prima di battere Morgoth. La tavola rotonda va avanti di uno stage quando batti Morgoth. Perché le dita si infissi... Vanno dritte in su. Cosa ho sbagliato io? Come cazzo facciamo senza la quest di Fia, raga? Bella domanda. La quest di Fia blocca Ranni, eh? Non possiamo... Non puoi fare niente. No, perché non abbiamo ucciso Dee. Non può neanche forzare o altro, perché... No, 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 perché Dee è ancora vivo. Madonna mia. Aspetta. Potrei... Chiedigli di Rogier. Chiedigli di Rogier. Ok. Hai incontrato Gurrank, desumo. I nostri comuni obiettivi ci rendono compagni d'armi. È il tuo giusto premio. Il potere dell'Ordine Aureo, che ti assisterà nella caccia a coloro che vivono nella morte. Riguardo a Rogier, ok. Sì, ma non risolve niente. Conosci un uomo chiamato Rogier? Riprova a parlare con Fia e prega il Dio. Vabbè, qui mando avanti il dialogo. Tanto mi sa che l'avevo già sentito, tra l'altro. Sì, sì, sì. Rogier doveva darti un coltello e ti chiedeva di ridarlo al suo proprietario. Tu avresti dovuto parlare con Fia. Fia avrebbe detto: ah, il proprietario è D. Tu davi il coltello a D e Fia uccideva D. E andava avanti la sua quest. Fia uccideva D. Posso chiedere un favore? Gli sto parlando. Sì, sì. Posso chiedere un favore? Sì, sì. Guarda, guarda quanto sei felice, Modi. Guarda la tua felicità, tesoro. Sì, sì, ce l'ho anche io, ce l'ho anche io. Posso chiederti un favore? Mi ricordavo che te lo dessero Gie quel cazzo di coltello. Cerca la persona a cui appartiene questo pugnale. Vorrei restituirglielo. Pugnale logoro. L'ho ricevuto in dono da una mia conoscenza. No. Gliel'ha dato Rogier. Ah, è un oggetto prezioso. E è un grande valore per la persona a cui apparteneva. Quindi glielo devo ridare. Dunque ti chiedo di restituirlo a chi si conviene, se non è troppo disturbo. Mi dispiace averti spoilerato come va la questa. Non si fosse buggare. È morto. Ma era morto anche prima, semplicemente che lo vedi in piedi perché ti si era buggato il modello, ma non... Desidera che sia restituito al legittimo proprietario. Un tempo era un'arma speciale realizzata con un intreccio d'oro ed argento. Ora è consumato ed è turpato da un fregio nero. Adesso è un buon motivo per ricordarti una cosa. Ok, vediamo. Ti ricordi quando fai nuova partita la cutscene iniziale? Sì. Mi dici, oltre a te, la prima clip, ok, i nomi di tutti i senza luce che vengono resuscitati? Gideon Ofnir, di All-Knowing, l'onnisciente. Il terribile Mangiasterco. Fia, la compagna di morte. Ok. Hoaralu, capo dei guerrieri delle terre morte. Okay. In effetti ce ne sono due che non hai ancora incontrato. Mangiasterco non l'abbiamo incontrato. No. E anche Hoaralu. E neanche Hoaralu. Però, come si chiama la figlia di Gideon Ofnir? Nefeli Lu. Ok. Scritto Loux, anche lei. Ok. Quindi la madre? Dovrebbe essere la madre. Cioè, sì, la madre è Hoaralu e la madre, nel senso. Non so se è un uomo o una donna, Hoaralu, però... Ok. Probabilmente un genitore o comunque un parente. Io direi che andiamo da Ah, l'hai trovato. Fermati. Prima vai da Dee. Chi è sto pazzo? Immagino tu abbia avuto da fare. Due. Ah, aspetta. Uno. Sì. Consegna il pugnale logoro. Quando ce l'avete. Ce l'ho. Tre. Consegna. Due. Uno. Consegniamo.
Cosa abbiamo qui? Come hai ottenuto quel pugnale? Beh, poco importa. So benissimo a chi appartiene quel pugnale. Perché non lasci che lo restituisca al tuo posto? Hai fatto bene, raga, adesso, quando gli avete consegnato il pugnale... Ok, gli ho dato. Vi teletrasportatevi alla tavola rotonda. Dov'è D? Adesso cercare D. Si va alla ricerca, intanto vado da Roger, che è ancora lì stecchito. Porca troia di Cristo! Guarda un po' come è morto. Guarda sì. Fare dalla schiena. Fia, sei completamente pazzo. Prendo l'oggetto... No, parla con Fia. Finalmente è tornato nel luogo a cui appartiene. Poverino. Il sacro marchio perduto del glorioso nobile. E adesso anch'io devo salutarti. Ma ti chiedo di consegnare questo messaggio alla rocca della tavola rotonda. Io sono Fia, la compagna di morte. Udite, figli della tavola rotonda, non disturbate la morte di Godwin il glorioso. Noi, che umilmente viviamo nella morte, attendiamo con ansia di accogliere il nostro Lord. Quale diritto hanno gli altri di opporsi? Il nostro Lord sorgerà, il Lord delle schiere e degli umili. E se ne va. Tutte okay. Le volte che Fia ti ha abbracciato, che diceva che emanavi questo incredibile calore, stava immagazzinando il potere tuo, di Rogier, di tutti quanti, perché il suo obiettivo è giacere con Godwin e resuscitare Godwin. Lo prendo l'oggetto? C'è una lore incredibile su questi oggetti. Elmo che raffigura due gemelli d'oro ed argento, noti come D. I due sono gemelli inseparabili. Ciascuno aveva il proprio corpo e ciascuno la propria mente, ma condividevano la stessa anima. Eppure non sono mai stati vicini e mai si sono rivolti la parola. Probabilmente questa protezione brama di ricongiungersi all'altro D. Per spiegarti cosa sono, dovrei fare una JoJo reference, scusa, che tu non puoi capire. È letteralmente doppio e diavolo. Sono letteralmente doppio e diavolo. Finalmente posso mettermi la mia cazzo di armatura preferita del gioco. Cioè, in realtà quello che voglio scoprire da 17 episodi è chi ha imprigionato il fabbro. Di chi ha più paura in assoluto questo fabbro? Di Marika. Sì. L'aveva detto, mi sembra, è giusto, che ne avevamo parlato. E ha fatto una promessa al suo carceriere, quindi alla persona che l'ha imprigionato, che avrebbe creato un'arma forte abbastanza da abbattere un dio. Esatto. Però sai per certo che l'ha imprigionato Marika. Cioè, scusami, che l'ha imprigionato Marika, che la cosa di cui ha più paura è Marika. Ha più paura è Marika. E quindi chi l'ha imprigionato era contro Marika. Vuole un'arma per uccidere un dio. Sicuramente, per uccidere un dio. Conosco chi già voleva farsi chi secche delle divinità. Ranni, vero? Stai pensando. Sì. Ma allora perché imprigionare la rocca della tavola rotonda? Che è un posto dove si venera Marika. Lei odia Marika. Non odia Marika, odia il concetto di divinità. Lei ha fatto tutto questo perché non voleva essere una dea. Non lo so, è interessante però. Ragazzi, qualcuno... Ma perché noi non siamo... Ma perché noi ci dimentichiamo le torri divine in questo playthrough? E magari andarla a fare la runa di Morgoth. Ecco. Raga, sì. Vi chiedo scusa, poi mi metto in pari, mi guardo la live, sta arrivando il tecnico del gas a casa perché piuttosto che niente si è rotto la caldaia del gas. Vabbè, vieni che andiamo verso la tornina. Sì. Che si va, ovviamente. Ma fermi tutti. Fermi tutti. Guarda cosa c'è. Guarda. Gemello implacabile. Gemello implacabile. Sì. Lo sapevo. Marcescenza, questa gliela do la marcescenza. Tenti, tenti che si fanno. Chi gli ha tolto così tanto? Io. Adesso. Zeppelino. Madonna. Oddio che frame lag. Porca vacca e vaccia.
ma... Uno l'avete fatto secco quasi. Quasi. Ok. Uno lo becco. No. Ok, uno fuori. Vai. Ok. Ce lo dovreste fare. Ok, ora impegnalo. Tieni un impegnato te. È meno però. Forte dell'altro questo. Gliel'ho data, tranquillo. Ora muore anche se non ci colpisce più. Eh no. Vai, vai, continuate. Devo rivedere come mettere almeno. Tento. Vai e con qua... le fiamme nere. Ho finito ora il mana per... Ecco, per... bravo, complimenti. Ce la facciamo comunque. Ce la fate comunque, sì, cacchio. Vai, Rick. Bravissimo. Vai. Ti ha seccato, lo so. Ceneri di Rollo. Ammazza presagi, Rick. Rollo. Torre divina di Altus Est. Allora, ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito di Rollo, ammazza presagi. Rollo è considerato il primo degli ammazza presagi, un tempo noto profumiere. Rollo assunse un balsamo per affrancarsi dalle emozioni, per dedicarsi al suo angoscioso destino di cacciatore di presagi. Vabbè amici, andiamo a prendere ciò che è nostro. Eccola! La nostra runa. Ripristina il potere di una runa maggiore. Ok. Runa maggiore di Morgoth. Vediamo cosa fa. Aumenta i punti vitalità massimi. Questa runa maggiore è l'anello portante che regge la base e dimostra due verità. Che il re presagio era nato tra gli Aurei e che era realmente il signore di Lendel. Bene amici, ci possiamo lasciare qua. Intanto in questa live abbiamo fatto tanta roba, esatto. Tanta bella robetta. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao signori.